Registrando, eh? Ciao ragazzi, ciao, ciao. Oh, ma siamo belli però, eh? Ah, ma cavolo, in video passiamo così. No, ascolta, ma parla per te però. Capito? Io sono molto bello. Infatti, guarda, io bello. Se, ma che faccia che ho, guarda. C'ho anche gli occhiali da sole, il pizzo biondo. Ecco perché il radio non vale la stessa cosa, c'era, capito? Meglio. Però è vero, se ci vedono in video poi dicono, ma che vale. No, vabbè. Perché è bello quando sul canale YouTube della radio ci sono più che altro le band che intervistiamo. Quindi non noi. E quindi non si vede, non c'è la nostra faccia. No, per riconoscerci, siamo così, no? Noi siamo quelli che fanno ogni tanto. Ah, entriamo, poi usciamo dallo schermo. Allarghiamo un po' la visuale. Secondo me è meglio, anche il fisico, eh. Guarda, cioè guarda, guardiamoci, cioè. Anni di palestra, questi sono anni di palestra, volevo giusto. Abbiamo fatto gli altri e... La birra è una palestra. La birra è una palestra. Voglio dire, abbiamo il bicipite sviluppato per la birra. Il destro basta, solo per la birra. Sì, solo per la birra, non possiamo specificare che cosa, ricordati che siamo in video. Salutiamo innanzitutto Piero da Saronno e diciamo chi siamo noi. Io sono Lele. Ah, io Antonio. No, già. Io ho un problema, in effetti, perché non... il mio nome ogni tanto cambia. Cioè, abbiamo iniziato un programma radio dove mi chiamavano Felice, Felipe, Tonno. Poi non mi ricordo più cos'altro c'era. Per tutti è Totò, quindi capite, più semplice e va bene così. Ma non è per tutti, è solo per te. Però tu hai la fortuna di parlare in radio, quindi sto diventando Totò per tutti. Infatti Totò e io non mi giro, perché non so di essere Totò. In Italia era famosissimo Totò Schillaci prima, invece da oggi è famosissimo Totò di Radio Orizzonti, quindi... Guarda il ciuffo. Tutti avranno il suo ciuffo prima o poi. Comunque, detto ciò, Totò, spiegaci un attimo perché noi di The Lab Radio Orizzonti siamo qui al Pi Greco. Allora, adesso in realtà c'è un sound check, perché iniziamo da questa domenica fino a fine giugno almeno, e se il tempo ce lo permette anche più avanti, organizziamo due concerti tutte le settimane, quindi tutte le domeniche sarà dalle 6:30 alle 8:30, qua in collaborazione col Pi Greco e Radio Orizzonti porteremo due gruppi diversi. E dici poco, eh? E dici poco. E ci saremo anche noi, quindi oltre a far suonare i gruppi noi faremo un po' si può dire animazione? No, vabbè, noi facciamo i Pi. Non si può dire le parolacce, non si possono dire, siamo in televisione, non si possono dire le parolacce. I Pi. Se fossimo stati in televisione avrei detto pirla, però essendo in televisione no. Scusate ragazzi, me ne assumo io le responsabilità di quello che sto dicendo, perché in realtà è in cura il ragazzo. Stiamo cercando di fargli passare. Il bip come il radio? Il bip secondo me ce lo potrebbe fare Piero. E non è bello, secondo me, non è assolutamente bello. Quindi ragazzi, se siete a Saronno, non sapete che cosa fare e volete venire a trovarci, facciatelo con la I. L'ideale è, il sole c'è, i cocktail buoni ci sono, la musica bella c'è, noi vabbè siamo di passaggio, però fa niente, le belle ragazze ci sono. E che... scusa, sono anche bei ragazzi. Anzi, se siete single gli altri sono bei ragazzi, poi ci siamo anche noi, ma noi siamo in un angolo, ci comprano con poco, una birretta, noi siamo lì nell'angolo, tranquilli. Io stavo facendo il promo, mi volevo vendere. Per quello che ti ho tirato. Sai com'è? Ragazzi, Pi Greco tutte le domeniche dalle 6:30 fino a notte fonda, no non è vero, fino alle 9, musica live, vi aspettiamo, ciao belli! Siateci, siateci, siateci!